Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un esperimento, dato che ho pubblicato un video tempo fa sull'utilizzo del WD-40 nelle automobili. Dato che è venuto fuori qualche discussione, voglio provare a fare qualche esperimento sull'utilizzo del WD-40, soprattutto a contatto con le gomme. Prima di cominciare l'esperimento, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, di condividere questi video. E accendete la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. Chiaramente in descrizione vi lascerò anche il link per acquistare il WD-40 online, quindi su Amazon, che diciamo è lo store dove conviene un pochino di più. E ci sono diversi formati di questa bomboletta e ve ne metterò alcuni. Le gomme che ci possiamo trovare nella nostra auto sono diverse. Io ne prenderò ad esempio alcune. E prendiamo ad esempio questa parte in gomma, che è praticamente la parte superiore dove c'è l'ammortizzatore, ok, che è completamente in gomma. Io ho tolto il cuscinetto sfera interno, ma questo è tutta gomma. Prenderemo un O-ring, anche vecchiotto, in questa maniera riusciamo a capire gli effetti che avrà un O-ring che abbiamo noi nella nostra auto, che sarà anche un pochino datato, diciamo, utilizzato. Vediamo che effetti avrà il WD-40 su questa parte. E poi ho preso anche una di queste, che se, questa è una guaina di quelle termorestringenti, che molto spesso viene adoperata nelle auto dove ci sono i cavi, i cablaggi, eccetera. Non prenderemo in considerazione, non provo a fare questo esperimento sui manicotti, perché i manicotti sono molto più resistenti e sono proprio fatti apposta per resistere ai solventi. Volevo soltanto vedere se spruzzando il WD-40 per più volte durante la settimana, vedere alla fine della settimana che cosa succede, così trarre delle conclusioni e vedere se possiamo adoperare il WD-40 sulle gomme. Chiaramente il WD-40 è un prodotto che evapora e poi lascia la parte oleosa sul posto, ma non dura a lungo. Chiaramente per fare un ragionamento di lubrificazione, questo non è proprio un lubrificante, per fare invece un ragionamento lubrificante bisogna utilizzare uno spray con una base siliconica. C'è anche il WD-40 con il lubrificante siliconico e quello rimarrà, diciamo, aggrappato sulle nostre gomme e non le deteriorerà oltretutto. Ma dato che il WD-40, quello che hanno tutti in casa, che costa meno, è questo, facciamo l'esperimento con questo. Per fare questo esperimento mettiamo le nostre parti in gomma dentro una bacinella e con il WD-40 spruzziamo. Lasceremo riposare il WD-40 per una giornata e vediamo qual è il risultato, e poi lo rispruzzeremo e lo faremo per una settimana intera. Quindi in realtà andremo un po' a esagerare il dosaggio di WD-40 proprio per vedere cosa può succedere a lungo termine nella nostra gomma. Ok ragazzi, è passato un giorno, ho dato una pulita al volo con lo straccio per pulire un po' il residuo che c'era, e diciamo che per ora non c'è niente. Niente di preoccupante, questo è come prima. Questo si è pulito. Ok, è leggermente più appiccicoso, però non ci sono segni di crepe, più o meno è come era prima. Però si sì, è un pochino più appiccicoso. Proviamo a dargli la seconda mano e vediamo cosa succede. E facciamo riposare. Ciao ragazzi, questo è l'ultimo giorno e vediamo come sono messi i pezzi. Ecco. Allora, ieri sera mi ho dato l'ultima spruzzata. Qui si era incollato. Vediamo un po'.
Vediamo un po'. Allora, questo non dà assolutamente segni di cedimento, questa resistente è fatta apposta, quindi questo me l'aspettavo che rimanesse esattamente come gli O-ring. Vediamo un pochino gli O-ring, che di solito questi sono materia di discussione. Allora, questo ring qui è piuttosto vecchio ed era anche piuttosto rigido. Devo dire che si è ammorbidito un pochettino. Che da una parte non è che gli fa proprio male, perché la gomma che si indurisce non va bene. Però non ha nessun tipo di difetto a livello di crepe, è solo un po' lucido, è un po' scivoloso, chiaramente perché è rimasta la patina oleosa attaccata all'O-ring. Allora, quello che in realtà volevo proprio testare era questa parte qui. Questa, come vi ho detto, è la parte superiore dell'ammortizzatore e volevo vedere proprio cosa sarebbe successo. Ah, questa parte qui. Allora, anche questa parte qui è un po' oleosa, però in realtà, cioè, si è ammorbidita un pochettino, si è anche pulita, però non si è rovinata, cioè non vedo delle crepe. Contate che ho fatto una terapia, diciamo, d'urto, nella quale ho tutta la settimana praticamente spruzzato WD-40 come se non ci fosse un domani su queste parti qui, e devo dire che se contiamo che un lavoro del genere noi lo facciamo sull'auto, ma magari ogni tagliando diamo una spruzzata dove riteniamo opportuno, connettori, accidentalmente ci finisce nelle parti in gomma, eccetera, io non credo che dia dei risultati negativi, tanto da dire, oddio, il WD-40 corrode la gomma. Non ha corroso assolutamente nulla. Quello che è successo è che sicuramente si è pulito, un po' si è ammorbidito perché sicuramente la gomma, questa mi pare una gomma molto porosa, un po' la gomma sicuramente ha assorbito. Chiaramente non vado a sostituire una parte nuova come questa e ci metto il WD-40 sopra perché sarei matto. Ovviamente se devo lubrificare una parte del genere, ad esempio i gommini della barra stabilizzatrice, quando li inserisco, li voglio lubrificare, eccetera, non metto questo qui. Quello che sicuramente che bisogna usare è il grasso trasparente al silicone, che è proprio un grasso fatto apposta. Questo non è un grasso, e mentre questo sì, avendo il silicone lo possiamo adoperare sulle gomme e sulla gomma che fa attrito col metallo. Quindi mi vengono in mente i giunti, mi vengono in mente le boccole, mi vengono in mente queste cose qui, quindi le parti in gomma, anche queste volendo. Quindi sfatiamo il mito che questo qui, che il WD-40, corrode la gomma completamente. Va bene? Io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commento, un like e a condividere questi video, perché ho visto che comunque un esperimento sulla gomma non c'è sul WD-40 e ci sono un sacco di miti che le persone, magari ognuno mette la sua. E mi raccomando, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Ne escono due o tre a settimana. Ci vediamo alla prossima. Ciao!